Nel video di oggi vi sveleremo un'importante novità che riguarda Ida Platano e il suo recente annuncio sulla maternità. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, vi invitiamo a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche, così non perderete nessuno dei nostri prossimi aggiornamenti. Ida Platano è un volto noto del piccolo schermo, apprezzata dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, dove ha conquistato tutti con la sua autenticità e le sue emozionanti vicende sentimentali. Nel corso del programma, Ida ha vissuto amori intensi, tra cui la travagliata storia con Riccardo Guarnieri, che ha tenuto i fan incollati alla TV. Tuttavia, dopo numerosi alti e bassi, la coppia ha deciso di separarsi. In seguito, Ida ha iniziato una relazione con Alessandro Vicinanza, una storia che sembrava destinata a durare ma che, purtroppo, si è conclusa anche questa volta. Negli ultimi tempi, si sono diffuse voci su un possibile ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo, ma finora non ci sono stati sviluppi concreti in tal senso. Sembra, infatti, che Ida sia concentrata su altri aspetti della sua vita. Recentemente ha sorpreso tutti parlando apertamente del suo profondo desiderio di diventare di nuovo madre. Nonostante le difficoltà incontrate in amore, la voglia di avere un altro figlio non l'ha mai abbandonata. «Vorrei tanto un altro bambino», ha confessato, riflettendo su come il tempo passi velocemente e su come suo figlio Samuel stia crescendo. Il sogno di ampliare la sua famiglia rimane vivo, ma Ida è consapevole che l'età gioca un ruolo importante e sente una certa urgenza nel realizzarlo prima che sia troppo tardi. Ha ribadito con fermezza che, sebbene attualmente non ci sia un partner nella sua vita, non escluderebbe di crescere un bambino da sola, se questo le permettesse di concretizzare il suo desiderio. Le sue parole hanno generato grande attenzione, scatenando un vivace dibattito tra i fan, che ora si chiedono quali sviluppi futuri ci riserverà la sua vita, sia sul piano sentimentale che familiare. E tu, cosa ne pensi delle dichiarazioni di Ida Platano? Facci sapere la tua opinione nei commenti. Non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato su tutte le ultime novità.